Salvaguardare il ruolo della donna significa proteggere la nostra società. Esistono ancora troppi buchi neri, violenze inconcepibili spesso tra le mura domestiche, anche nei nostri territori. Per questo l'8 marzo non sarà mai una ricorrenza inutile, perché servirà sempre a monitorare lo stato delle cose per agire ed adottare misure adeguate e sempre più eque. Lo ha detto il presidente della provincia di Napoli, Antonio Pentangelo, in occasione della manifestazione svoltasi presso la Sala Cirillo di Palazzo Matteotti per celebrare la giornata internazionale della donna. Erano presenti l'assessore al lavoro Marilu Galdieri, che ha portato il saluto dell'assessora Giovanna Del Giudice, assente per motivi di salute, e la consigliera di parità Luisa Festa. Nel corso dell'incontro è stato distribuito un piccolo dono, una confezione di caffè prodotto e lavorato dalla cooperativa Lazzarelle, un'idea imprenditoriale che coinvolge le donne ristrette nella casa circondariale femminile di Pozzuoli, allo scopo di favorirne il reinserimento nel mondo del lavoro, come ha sottolineato il presidente Pentangelo. Un'iniziativa particolare a difesa delle donne, a tutela delle donne, ad amplificare quelli che sono i problemi delle pari opportunità e i diritti delle donne. Abbiamo voluto farlo anche con un segnale diretto, quello della sostituzione alla classica mimosa che negli altri anni abbiamo voluto far dono alle gentili signore che oggi sono presso di noi, con invece un caffè prodotto all'interno del carcere di Pozzuoli. L'abbiamo fatto per dare un segnale, per dare una testimonianza, per alzare l'attenzione, alzare il livello dell'attenzione su un problema che comunque esiste, perché oltre alla tutela dei diritti delle donne che qui liberamente stamattina sono con noi e assistono a quelli che sono i nostri programmi, ci sono tante donne che vivono una condizione di difficoltà perché recluse, e che quindi noi abbiamo voluto, come provincia ed in particolare grazie ad una sensibilità non da poco del nostro assessore Giovanna Del Giudice, sul problema che riguarda anche questo genere di tematiche. Ci auguriamo che, così come nel 2012, anche nel 2013 le iniziative a sostegno delle donne siano tante, siano amplificate quelle che già abbiamo fatto, lo sportello per la donna, lo sportello rosa antiviolenza, un front office per i problemi che ci vengono proposti, quindi per una risposta celere, e abbiamo messo in campo iniziative per circa più di 500.000 euro anche per un'integrazione tra mondo civile e mondo del lavoro, che purtroppo il problema del lavoro al momento è sentitissimo, quello anche della disoccupazione in particolare femminile ed in particolare nella nostra regione. Quindi oggi vuole essere una giornata che testimonia un impegno e che ci obbliga ad assumere un impegno ancora più importante per i mesi che ci separano dalla nostra poi scadenza naturale. La consigliera di parità Luisa Festa si è soffermata sulle varie iniziative che l'amministrazione ha portato avanti in questi anni a favore delle donne. Ormai non è più festa della donna, giornata di riflessione per i troppi delitti, per le troppe violenze che le donne continuano a subire. La provincia in tal senso ha fatto qualcosa per noi. Guardi, la provincia sta facendo veramente tanto per contrastare il fenomeno della violenza contro le donne. Voglio ricordare lo sportello antiviolenza dell'Oreto Mare, che sta andando anche abbastanza bene, che è stata una sperimentazione a seguito dello sportello di San Paolo e quindi un punto di riferimento importante per le donne che hanno subito maltrattamenti o violenza, che possono quindi rivolgersi allo sportello. Ma oltre questo si sta pensando a tante iniziative di azione anche di prevenzione con la scuola, si sta creando una sorta di rete con tutte altre associazioni per fare in modo di poter lavorare insieme anche con le forze dell'ordine, con tutte le istituzioni che in questo momento sono presenti e sono responsabili nel contrastare il fenomeno contro la violenza, perché sicuramente è una situazione che purtroppo è un fenomeno che va in aumento e non diminuisce. Presidente Pentangelo ha infine elogiato l'iniziativa assunta dalla consigliera regionale Bianca D'Angelo e dall'assessore Giovanna Del Giudice per il servizio di prevenzione senologica e dell'osteoporosi, che stamane ha visto protagonisti in piazza Matteotti due unità mobili, con medici e tecnici che hanno fornito alla cittadinanza l'opportunità di effettuare importantissime procedure di screening. Consigliera D'Angelo, un'iniziativa che va un po' in una direzione diversa dal solito, non la mimosa ma qualcosa che è molto più efficace, la prevenzione per le donne.
Sì, io credo moltissimo nella prevenzione, naturalmente, come ci stanno insegnando che una buona prevenzione ci aiuta nella vita. E dal 2011 ho messo in campo questa iniziativa che sta girando tutta la Campania. L'iniziativa si chiama per l'appunto Un futuro per la vita, la prevenzione e vita, e portiamo sul territorio visite senologiche, esami MOC, accompagnamento all'allattamento e alla gravidanza, endocrinologia, e in questo modo diamo anche un messaggio nuovo ai territori, quello che la politica è vicina in maniera concreta, quindi non soltanto in maniera astratta, ma portiamo concretamente qualcosa che è utile, specialmente in questo momento dove tra l'altro si paga un ticket, in maniera molto pratica dimostriamo che la politica quando vuole può e sa essere vicino ai bisogni della gente.